Bentornati amici dei motori di Obiettivo News in una nuova puntata speciale dedicata questa volta alla 17ª edizione del Rally d'Alba, denominato da quest'anno Rally Regione Piemonte, organizzata dal Cinzano Rally Team e valida come seconda prova del campionato assoluto Rally, che ha visto sul gradino più alto del podio l'equipaggio composto da Andrea Crugnola e Pietro Liometto sulla Citroen C3 Rally 2 della FPF con i colori della EASI. Secondi Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia Evo della Delta Rally per la scuderia Movisport. C'è Basso, no, adesso? Terzi nell'assoluta, ma fuori dalla classifica del CIAR, i francesi Stéphane Lefebvre con Andy Malfoy alle note sulla C3 di Max e i colori Eurospeed. Quarti nella generale, ma terzi nel CIAR, Fabio Andolfi e Niccolò Gonella con la Fabia Evo di Munaretto per la scuderia La Superba. Adesso amici, seguendo l'ordine della classifica assoluta, vedremo le immagini di tutti gli equipaggi che hanno portato a termine la gara, albese condizionata anche dal meteo. Quinti i neozelandesi Aidan Paddon e Jared Hudson su Hyundai i20. Da Damiano De Tommaso e Sofia D'Ambrosio su Skoda Fabia. Sì.
nona posizione per i francesi Mathieu Arzeno e Romain Roche su Skoda Fabia. Ottavi, Luca Bottarelli e Walter Pasini, sempre su Skoda Fabia. Nona posizione per Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi su Fabia. E chiudono la top 10 Patrick Gagliasso e Matteo Migliore, anch'essi sulla Skoda Fabia. In un'undicesima posizione Antonio Rusce e Martina Musiari su Fabia. Seguono Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti su Citroen C3. Non sei più legato al compresso.
per Francesco Ragno e Andrea Segir su Fabia, la 13ª posizione. Quattordicesimi Alberto Dallera e Luca Beltrame su Volkswagen Polo GTI. Poteva fare quella seduta su. Quindicesimo, liberato sul Pizio e Alessio Angeli su Hyundai i20. Posizione per il binomio finlandese Rupo Korkonen e Anssi Vinikka su Citroen C3. Luca Rione e Luca Culasso su Fabia. Anche il 18° equipaggio composto da Angelo Lombardo e Roberto Consiglio. No,
19esima posizione per Maurizio Mauri e Giada Aldini su Fabia. Massimo Marasso e Luca Pieri su Fabia. Ventunesima posizione per Simone Bertolotti e Federico Capini su Citroen C3. E primi delle due ruote motrici Gianandrea Pisani e Simone Bracchi su Peugeot 208 Rally 4. 23esima posizione per Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Peugeot 208. Poi dire ti l'avevo conosciuto dal da. Un'altra Peugeot 208 in 24esima posizione, quello di Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti.
Enrico Brazzoli e Emanuele Fenoli su Fabia. Sì, però nella... Passiamo alle prime classificate del femminile, 26esima assolute, Patrizia Sciascia e Samantha Del Colle su Volkswagen Polo. Fabio Farina e Gabriele Zanni su Peugeot 208. Posizione per Fabrizio Andolfi e Stefano Savoia su Toyota Yaris. Sempre su Toyota Yaris, anche il 29esimo classificato, Matteo Lorenzo e Filippo Massimo Iguera. Jacopo Facco e Nicola Doria su Toyota Yaris.
31esimi, sempre su Toyota Yaris, Tommaso Paleari, Ensel e Davide Bozzo. Stefano Santero e Fabio Grimaldi su Renault Clio. Salvatore Locascio e Gianfrancesco Rappa su Toyota Yaris. Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro su Toyota Yaris. Femminile 36esima assolute, Rachele Somaschini e Arianna Faustini su Citroen C3. Viva!
ventesimi, Johan Löfer e Hervé Fauché su Skoda Fabia. Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni su Peugeot 208. Novesimi classificati assoluti Alessandro Ciardi e Alessandro Tondini su Toyota Yaris. Cédric Hardy e Raël Dumont su Peugeot 208. Quarantunesimi in classifica assoluta Fabrizio Giovanella e Martina Bertelegni su Toyota Yaris. Peugeot 208.
33esima posizione in classifica per Emanuele Fiore e Andrea Casalini su Peugeot 208. Assoluti Stefan Gotting e Schulbars Team Nathalie su Skoda Fabia. Quarantacinquesimi Mattia Ricciu e Stefano Fudda su Toyota Yaris. Edoardo Paganelli e Andrea Rossello su Skoda Fabia. Sei più legato? 47esimi Matteo Greco e Corrado Bonato su Renault Clio Rally 5. Campagna e Fabio Cecchino su Peugeot 208.
49esima posizione per Igor Jani e Nicole Pugliani su Renault Clio. In 50esima posizione Matteo Giordano e Emanuela Siragusa su Suzuki Swift Hybrid. Cinquantesimi, Muope Luigi e Silvia Bianco Francesetti su Peugeot 208. Cinquantaduesimi classificati Lorenzo Lorallini e Andrea Musolesi su Renault Clio. Un'altra Suzuki Swift Hybrid in 53esima posizione, quella di Samuele Santero e Luca Metalli. Quattresima posizione per Alessandro Forneris e Luigi Cavagnetto su Suzuki Swift Hybrid. Questa dei commissari.
55esime assolute, terze nella femminile con la Renault Clio Super 1006, Sara Carra e Federica Mauri. Mi piace. Cinquantaseiesimi Pierluigi Maurino e Andrea Bruno su Skoda Fabia. Quarantasettesimi Davide Craviotto e Fabrizio Piccinni su Renault Clio. Quarantottesimi Sebastiano Dalla Piccola e Fabio Adrian su Suzuki Swift Hybrid. Quarantanovesimi Dori Guzzi, Breatta, Arianna e Simone Crosilla su Peugeot 208. Sessantesima posizione per Matteo Rossi Sebaste e Stefano Pistoresi su Peugeot 208.
61esimi classificati Nao Otake e Marco Salminen su Renault Clio. Mauro Malaspina e Ismaele Barra su Renault Clio Super 1600. Sessantatreesimi Christian Mantoet e Roberto Simioni su Suzuki Swift Hybrid. C'è basso, no adesso. Classificati assoluti i canavesani Gabriele Priante e Mattia Pastorino su Renault Clio. Faccio beva, vai anche. Ascolta, ti ho detto qua è pericoloso. I 65esimi Davide Bertini e Luca Vignolo su Suzuki Swift Hybrid.
66esima posizione per la Skoda Fabia di Roberto Garassino e Roberto Aresca. Lorenzo Olivieri e Lucrezia Biocchi su Suzuki Wix. Ah, togliti un po' che il signore sta prendendo. Santottesi, Pietro Castagnotto e Alessandro Mazzocchi su Ford Fiesta. Yavan Ragnoli e Luca Thomas Panato su Ford Fiesta Rally 3. Settantesima posizione Pierre Hervé Lemier e Vincent Briot su Toyota Yaris.
71esima posizione per Pier Giacomo Riva e Alessandro Mattio su Renault Clio Williams. Stefano Bianchi e Francesco Zambelli su Suzuki Swift. Settantatreesima posizione per Filippo Gelsomino e Hervé Naviot su Suzuki Swift Hybrid. Adesso ho compresso. Infatti vedevamo che proprio. Sta per via Sant'Antonio. Settantaquattresima posizione per Andrea Mirandola e Lorenzo Micheletto su Citroen C2. La posizione per Stefano e Maurizio Vitali su Suzuki Swift. Sesima posizione per Alice Poggio e Andrea Perrin su Suzuki Baleno. E mi fa adesso sono tornato con quella cosa. Sai che Baleno, e la buona giornata.
questa 17esima edizione del Rally di Monte, Mauro Alai, Rita Domo, si proietta.